È ripartita ieri pomeriggio da Piazza del Popolo a Vittoria l'avvertenza agricoltura, un sit-in promosso da un gruppo di associazioni, MDA, Altra Agricoltura, Riscatto, Tavolo Verde Sicilia. I produttori lamentano una situazione insostenibile e lanciano in 8 punti una piattaforma che richiede interventi urgenti. Stato di crisi, revisione accordi euro-mediterranei, perequazione costi tra paesi membri dell'Unione, trasparenza del prezzo contro le agromafie, regolamento del mercato di Vittoria, riforma di filiera, blocco aste giudiziarie, soldi alle aziende danneggiate dalle calamità. Di noi abbiamo deciso assieme al movimento di MDA, Riscatto, Altra Agricoltura, Tavolo Verde Sicilia e chi vuole naturalmente dialogare, abbiamo deciso di svegliare questa città, di svegliare gli agricoltori, di svegliare, ma non solo gli agricoltori. Noi questa sera siamo intenzionati a parlare anche con i giovani, oggi è venerdì sera, i giovani verranno qua in piazza, perché dobbiamo essere tutti a sollevare un problema con dei punti rivendicativi che sono la moratoria, l'articolo 164 delle aste giudiziarie del codice civile, che è il prezzo vile, perché ricordo che ancora oggi le aste continuano a macinare famiglie e intere. Quindi, se non uniamo le forze, se non discutiamo democraticamente per rivendicare con i tavoli sia del governo regionale, sia del governo nazionale, sia a livello comunitario ed europeo, noi non caveremo mai un ragno dal buco. I mercati sono impazziti rispetto all'attacco che il dumping e il taroccamento operano costantemente all'ingrosso, immettendo flussi di merci incontrollate, incontrollabili, attraverso porti, frontiere e dogane che non vengono assolutamente monitorate né a livello nazionale, se non forse per alcuni aspetti, né a livello comunitario. A livello comunitario manca un centro che organizzi la verifica dei trattati che hanno fatto in tutti questi anni, trattati con i paesi terzi, con l'Africa, con tanti paesi del mondo. Manca un gruppo di lavoro che coordini il controllo, il monitoraggio e anche determini le misure compensative che bisogna fare alle aziende che vengono schiacciate da questa immissione incontrollata di prodotti. Incontrollata non mi riferisco tanto alle quantità, che è un problema. Mi riferisco al fatto che molte produzioni, appena toccano il nostro territorio, si travestono, diventano italiane e quindi non solo c'è il dumping nei prezzi, perché non ci possiamo arrivare mai a produrre con i loro costi di produzione, ma c'è anche il taroccamento, la frode dei consumatori, si vendono come prodotti italiani, nazionali, siciliani, prodotti che non sono né italiani né siciliani. E quindi la caduta verticale dei prezzi. Siamo quindi di fronte a qualcosa di gravissimo su cui noi ci stiamo mobilitando. Ci siamo riuniti sempre al mercato ortofrutticolo, oggi abbiamo cambiato, ci mettiamo in piazza che rappresentiamo tutto il paese, anche quelle che hanno le attività devono partecipare allo sciopero, perché l'economia di Vittoria, se non gira l'agricoltura, sono tutti morti, anche gli avvocati, gli ingegneri, non lavora nessuno, perché qua a Vittoria è tutto basato sull'agricoltura ed è una manifestazione importante per tutta la città. Speriamo che partecipino anche i ragazzi della scuola domani, ancora non lo sappiamo come ci dobbiamo organizzare, però sicuramente la prossima settimana ne faremo un'altra. E speriamo che ci vanno le cose bene. Abbiamo tanti problemi in campagna, io ci voglio ricordare sempre, ci sono sempre gli stessi problemi. Produciamo il ciliegino, io sono un produttore di ciliegino, mi costa 1 euro al chilo per produrlo e lo vendo a 50 a 60 centesimi e siamo sempre in perdita. Sì, uno può durare 1 anno, 2 anni, ci impegniamo, abbiamo i debiti, continuiamo, però non ce la facciamo, dobbiamo chiudere per forza. Se non rivedono gli accordi euro-mediterraneo e non ci tutela la nostra politica, noi siamo morti, siamo destinati a chiudere questa volta.